per il loro futuro. E guardate, il lavoro sicuramente, i viaggi sicuramente, hanno la possibilità di farsi una famiglia è una delle risposte che nell'80% dei casi ricorre. E allora viene da chiedersi come mai in 40 anni non c'è stato nessun provvedimento nei confronti dei ragazzi per agevolare il costituirsi delle famiglie. Siamo arrivati al punto in cui, lo diciamo sempre, ormai sono 2 anni dall'Assemblea Costituente del Popolo della Famiglia dell'11 marzo 2016, ormai i nostri ragazzi hanno difficoltà a farsi una famiglia, con il risultato che siamo arrivati a ogni anno in questo paese a contare 250.000 persone che muoiono in più rispetto a quelle che nascono, e i passi per poter fare una famiglia per i nostri figli sono veramente difficili. Quindi oggi sentiremo i nostri capoliste al Senato e Camera, e intanto benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione delle liste, e passo la parola al nostro coordinatore regionale Raffaele De Monti. Grazie Peppe, grazie a tutti i relatori che si presenteranno, che sono candidati in questa tornata elettorale, grazie soprattutto alla stampa. Io mi ero raccomandato come organo dirigente, concentratevi sulla stampa piuttosto che sulle persone. E devo dire la verità, la risposta mi sembra che ci sia, quindi sono contento, mi fa molto piacere. Il popolo della famiglia è un movimento che è nato, come diceva Giuseppe Focone, quando una piazza in cui 1 milione di persone spontaneamente, senza che nessuno gli pagasse il biglietto, sono andati a Roma e sono stati traditi da una sorta di accordo bipartisan del centro-destra e del centro-sinistra. Da quel momento è nato questo progetto politico, un progetto politico che appunto si considera come alternativo alla politica tradizionale del centro-destra e del centro-sinistra, dove i nostri valori fondanti. Noi siamo un movimento non confessionale, ma di ispirazione cristiana, siamo ancorati alla nostra tradizione culturale, non ovviamente un partito religioso, sono stati traditi. Crediamo che i partiti tradizionali considerino questi temi ormai desueti e divisivi, e quindi nei partiti tradizionali non c'è più spazio anche per le persone di buona volontà che volessero intestarsi questi valori e fare la battaglia per difendere questi valori. Io lo dico in prima persona perché da esponente di un partito del centrodestra, di cui ero coordinatore cittadino a Salerno, consigliere comunale all'opposizione, ho capito che c'è un punto, quello del Family Day, tradito dalla legge Cirinnà, oltre il quale non è più possibile nei partiti tradizionali portare avanti i nostri valori. E quindi è nato questo movimento, io insieme agli amici che sono qui a tavola, ho lanciato dal 2016. Cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di arrivare alla rappresentanza del 3%, un risultato ambizioso ma che crediamo sia alla portata di un partito nuovo e di un partito che si muove perché i nostri elettori sono elettori silenti, noi ci muoviamo nelle case, ci muoviamo in giro con il porta a porta, con il passaparola e abbiamo la possibilità di farcela. Credo che sia l'unica possibilità per difendere i nostri valori sia questa. Qualcuno ogni tanto dice per cercare in campagna elettorale c'è la competizione, quindi se noi aspiriamo al 3% abbiamo il 97% degli avversari. Qualcuno dice, ma il nostro voto non è utile perché non ce la fa. Allora c'è un accordo di esistenza nazionale per cui nel 90% dei collegi dove c'è il competitor forte del centrodestra non c'è il competitor forte del centrosinistra e viceversa. Quindi diciamo che sui collegi uninominali i giochi più o meno sono quasi dappertutto fatti, è stato fatto tutto un po' a tavolino. Per cui il nostro voto è utilissimo perché consentendo di arrivare noi al 3% permette di avere nei giochi che si faranno dopo le elezioni, perché dopo le elezioni non ci sarà nessun governo in grado di avere una maggioranza autonoma, nei giochi successivi l'esistenza di un partito come quello nostro che ha la rappresentanza di valori forti, quindi quelli della famiglia, della tradizione cristiana che qualcuno non ha voluto mettere nella Costituzione europea,
saranno fondamentali perché noi saremo disponibili ad accordi di governo purché sui valori non negoziabili non si faccia un passo avanti ma piuttosto un passo indietro. Poniamo come requisiti per essere forza di governo due cose. Il primo provvedimento che chiederemo di mettere all'ordine del giorno è il reddito di maternità, che non è soltanto un sussidio alle donne che decidono di dedicarsi alla famiglia piuttosto che all'attività lavorativa, ma è una rivoluzione antropologica, perché noi crediamo che uno dei principali problemi, me lo insegnava il professore di economia, sia la denatalità. L'economia è demografia, se noi non facciamo più italiani, ogni anno vengono meno 100.000 persone circa, quindi una città come Salerno, come Padova, scompare, se noi non facciamo più italiani abbiamo un'economia destinata a morire. Allora, quali sono le ricette contro questo problema che è il più grande insieme al debito pubblico? La sinistra propone di sostituire gli italiani con gli immigrati e noi crediamo che questo sia sotto gli occhi di tutti una ricetta assolutamente folle. Il centrodestra crediamo che non abbia soluzioni, magari spara un po' di chiacchiere, qualcuno spara qualche pallottola, ma non ha soluzioni concrete. D'altra parte il trattato di Dublino l'ha firmato il centrodestra. Noi riteniamo che per arginare questo fenomeno, oltre ad avere accordi bilaterali, tutte le chiacchiere che si dicono, accordi bilaterali, controllo maggiore dell'immigrazione, sia necessario riempire l'Italia di italiani, perché c'è una legge della fisica che dice che il pieno riempie il vuoto. Allora se noi non facciamo italiani, siamo destinati necessariamente ad essere oggetto di una sorta di un'invasione, una parola grossa, insomma, un eccesso di arrivi. Quindi dobbiamo ritornare a fare italiani. Per fare figli dobbiamo aiutare la famiglia, il reddito di maternità è la prima misura. Quando qualcuno mi chiede la copertura io faccio notare che costa 46 volte meno del reddito di cittadinanza che propongo il Movimento 5 Stelle, perché il numero delle donne rispetto alla natalità e considerato anche il fatto che devono avere un reddito oltre una certa soglia, perché non è che se in famiglia ci sta una persona che lavora e che ha un reddito elevato, è chiaro che il reddito di maternità non serve in quel caso. Il reddito di maternità è una rivoluzione culturale, perché noi riteniamo che in questo momento fare figli sia la migliore forza dell'economia. La seconda cosa che proponiamo è il quoziente fiscale familiare, che esiste già in altri stati, anche qui non è una misura folle, perché noi sosteniamo che a parità di gettito una legge di buonsenso ci dice che se c'è una famiglia con molti figli è una famiglia in cui il reddito disponibile è minore. Quindi quando si parla di tassazione, oltre alla tariffa e all'aliquota fiscale, bisogna considerare anche la numerosità delle famiglie. E poi abbiamo questo muro che noi alzeremo quando saremo in Parlamento sui valori non negoziabili, perché noi siamo contro le adozioni gay, siamo contro la compravendita dei figli, qui siamo tradizione partenopea, Edoardo De Filippo, i figli non si comprano. E crediamo che oggi siamo arrivati al punto in cui sembra un atto di civiltà far prostituire una donna per 9 mesi, strapparle il figlio chiamandolo gestazione per altri, quando in realtà è utero in affitto, perché si pagano queste persone, per poi dopo darle alla coppia di ricchi, magari anche dello stesso sesso. Riteniamo che questo sia un freno, un argine, un crimine contro l'umanità. Pensiamo che i bambini abbiano il diritto a nascere, il diritto universale a nascere, il diritto universale ad avere una mamma e un papà, perché di mamma ce n'è una sola, ma anche di papà. E ultimo, siamo contro la legge che è stata introdotta, e questo ci distingue molto dal centrodestra, sul biotestamento, perché lo chiamano biotestamento, ma se leggete i giornali degli ultimi giorni vi rendete conto che è eutanasia allo stato puro. Noi alle persone malate preferiamo dare una carezza, non una siringa di veleno. E adesso passo la parola ai candidati e ovviamente siamo a disposizione della stampa se ci sono delle domande. Allora, direi l'avvocato Buonaiuto, che è candidato alla Camera, ti passo la parola, Paolo. Grazie, buongiorno a tutti e soprattutto grazie per essere venuti. Diamo un po' di numeri, perché tutti i partiti stanno spendendo nei loro programmi elettorali prebende a favore della famiglia. La famiglia sembra essere diventato un must di tutti i programmi elettorali. Se ne sono ricordati dopo che per oltre 30 anni nessun provvedimento è stato a favore della famiglia. I numeri sono questi: noi abbiamo, soprattutto al sud, sfioriamo quasi il 46% di disoccupazione giovanile, abbiamo oltre il 40% di famiglie a rischio povertà,
abbiamo dati intorno al 60-70% di giovani a rischio ludopatie, di giovani che frequentano in maniera rischiosa e pericolosa l'uso di stupefacenti, e soprattutto abbiamo in maniera impressionante uno scollamento enorme tra quella che è l'influenza della scuola e quello che è la loro capacità poi di potersi proporre nel mondo del lavoro. Noi soprattutto a Napoli abbiamo visto, e immediatamente è stato lanciato, anche pressato in maniera estremamente grave, il problema del baby gang. Allora tutti che cosa hanno detto? Tutti voi che cosa dite? Anche la stampa che cosa dice? È un problema di famiglie, è il problema della famiglia. Qualcuno si è ricordato finalmente, dopo che questi dati sono così allarmanti, sono così gravi e ci stanno facendo retrocedere verso gli ultimi posti dell'Europa, qualcuno si è ricordato che è un problema di famiglia. E allora noi siamo cintura nera sulle famiglie, perché siamo padri e madri, abbiamo scelto valori insostituibili come quello di volerci bene, quello di stare insieme, quello di credere che la famiglia sia, come diceva il Papa, il prisma attraverso quale leggere tutti i problemi della società, anche quelli economici. Il reddito di maternità, il quoziente familiare sono rivoluzioni antropologiche. Non sono cose del tutto nuove, non sono cose che abbiamo inventato noi. Il reddito di maternità ne parlava Don Benzi. Il quoziente familiare era un'iniziativa politica cavalcata da Berlusconi sulla base di circa di 1 milione di firme fatta dal forum delle associazioni con figli numerosi, dopodiché appena andato al governo Berlusconi questa cosa se l'è dimenticata. Perché se l'è dimenticata? Perché la famiglia in realtà ne parlano tutti ma non interessa a nessuno. Perché la famiglia è un luogo dove non si consuma, non si consuma e non si favoriscono i poteri forti. E allora noi, ripeto, siamo cintura nera, abbiamo deciso di essere padri, abbiamo deciso di essere madri e di arrivare. Dove arriverete? Arriveremo a quella piazza che ha visto 1 milione di persone. Arriveremo a sensibilizzare le persone che non votano, che probabilmente sfioreranno il 50%, perché si sono scocciati di sentire le stesse cose. Ma voi della stampa pensate veramente che sia possibile la flat tax, che sia possibile il reddito di inclusione sociale, che siano possibili misure economiche che sfiorano una copertura di 130 miliardi di euro? Perché vogliamo ancora essere presi in giro? E i partiti stesso ieri continuavano a dire che forse ritorneremo a votare. Ecco, se noi parliamo di famiglia, io non voglio dire null'altro, noi siamo veramente il futuro e probabilmente siamo il futuro di questo paese. Quindi con forza, con gioia e con entusiasmo crediamo che il popolo della famiglia possa dire qualcosa di molto importante ai nostri ragazzi, alle nostre mamme e ai nostri papà. Grazie. Allora sì, adesso daremo la parola alle donne del movimento prima di poi sentire anche i territori. Volevo solo far notare, chi ci conosce sa bene la nostra azione politica come si articola, che nel nostro logo, in questo bellissimo logo, c'è tutto il nostro programma politico, cioè al centro la famiglia, proprio riportare al centro la famiglia, al centro di ogni azione politica nazionale e anche territoriale, c'è la vita che è rappresentata da quella famiglia stilizzata, papà, mamma e figli. Oggi lo Stato mette a disposizione delle donne che hanno una gravidanza indesiderata, mette a disposizione la risorse per pillole abortive o il bisturi medico, ma per le stesse donne che hanno bisogno non è disponibile a provvedere a pannolini, medicine, visitine e quant'altro. Noi intendiamo colmare questo ruolo. E terzo, non ultimo, l'educazione, che è rappresentata da quella scritta no gender nelle scuole. L'educazione. Ecco, noi pensiamo che c'è in questo momento, come diceva già Paolo prima, la guerra per il primato dell'agenzia educativa. Noi crediamo che senza dare deleghe in bianco alla scuola, il primato dell'educazione, quindi dell'agenzia educativa, deve essere della famiglia. La famiglia che preesiste a ogni ordinamento giuridico, preesiste a ogni Stato, la famiglia è il
diciamo, è la cellula primordiale, corpo intermedio tra lo Stato e le persone. Ecco, in questo logo, in questo simbolo c'è tutta la forza visibile della nostra azione politica. Allora, è il momento delle donne, io sono Giuseppe Forconi, candidato capolista alla Camera Napoli 2, adesso è il momento delle donne, come dicevo, l'ultima della Camera, non l'ultima, l'avvocato Marianna Puzzo. Grazie di essere intervenuti. I miei amici hanno già detto tutto, hanno spiegato in maniera chiara chi siamo, da dove veniamo e cosa vogliamo fare. Io voglio solo presentarvi un attimo, sono Marianna Puzzo, ho fatto questa scelta perché prima di essere un avvocato, una candidata, io sono una mamma, ho tre figli, ho sperimentato che cos'è la famiglia, la bellezza della famiglia, l'ho sperimentata nella mia famiglia in cui sono nata, la sperimento nella famiglia a cui ho dato vita. Però ho vissuto anche le difficoltà di essere famiglia, di fare famiglia, quindi ricordo insomma tutte le fatiche dei miei genitori, come ricordo le fatiche che io come madre, insomma, come per seguire i figli, per portare avanti il lavoro, crescere i figli, quindi sono problematiche che conosciamo bene. E quindi quello che vorrei sottolineare è una cosa molto importante, votateci, perché quando, se riusciamo a ottenere il 3%, il nostro, vi prego proprio di credere che non è, diciamo, inutile votarci perché tanto non raggiungeremo il 3%, noi dobbiamo farcela, cioè deve essere proprio una campagna che voi dovete fare insieme a noi per raggiungere questo obiettivo, perché quando qualcuno di noi riuscirà a salire in Parlamento, la nostra battaglia non sarà una battaglia ipocrita come quella che è stata fatta da tanti uomini del centro-destra, in particolare cattolici, che si nascondono dietro l'ipocrisia di dire io contro quella legge, che contro la famiglia, che contro la dignità dell'uomo ho votato no. Ecco, con questo no, loro si sentono la coscienza a posto, pensano di aver fatto bene. Invece noi, come diceva Raffaele, alzeremo un muro, cioè noi faremo una battaglia, una lotta, se sarà necessario, ci legheremo, faremo lo sciopero della fame, perché noi combatteremo per la tutela dei valori non negoziabili, per la tutela della famiglia. Grazie. Trasferiamo al Senato, la dottoressa Francesca De Santis, capolista campagna del nuovo Senato. Tutto questo perché? Perché noi crediamo, anche se siamo aperti naturalmente a tutti i rapporti laici di altre confessioni, ma siamo convinti che i cristiani debbano impegnarsi in politica. Il Concilio Vaticano II, già un po' di anni fa, già parecchi purtroppo anni fa, diceva che il cristiano non può abdicare al suo impegno in politica. Ci deve essere. E l'hanno da allora ripetuto continuamente Giovanni XXIII, Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger, Papa Francesco, che chiedono una presenza dei cristiani in politica perché loro sono, come si diceva poco fa, sale della terra, luce del mondo. E abbiamo una grossa responsabilità. Che se no non può più non esserci. C'è una frase che mi sta molto a cuore, ogni tanto che prendo in giro, che dice di Giovanni Paolo II, che dice che tutte le volte che la vita sarà minacciata noi ci alzeremo in piedi per difenderla. Io credo che siamo stati sonnecchiosi, sonnecchianti un po' troppo a lungo. E allora questo è il momento di alzarsi, questo è il momento di essere anche uniti, di fare fronte comune per opporre una resistenza. Vedete, noi siamo stanchi, ce lo dicevamo poco fa parlando con gli altri, di vedere che i valori che hanno fatto grande questa società, che hanno costruito l'Italia, l'Europa, l'America, tutto il mondo occidentale e che stiamo abbastanza rovinando, questi valori che hanno costruito la nostra società sono i valori della solidarietà, sono i valori della famiglia, i valori della fedeltà, i valori del sacrificio, la libertà educativa. Sono tutti i valori che ci hanno costituiti forti, capaci di reagire. Tutti questi valori oggi sono tacciati per essere oscurantisti, per essere oppressivi, per essere retrogradi. Io credo che se noi ce l'abbiamo nel cuore, forse dobbiamo cominciare a dire che il Signore ci aveva ragione, che se Lui ci ha creati con queste capacità, questo è quello che noi dobbiamo porre di nuovo all'attenzione del mondo, essere luce, come si diceva poco fa, per mostrare agli altri che forse si stanno sbagliando e perché si stanno sbagliando.
Noi siamo stanchi di vedere che i nostri figli vengono educati in falsi miti di progresso, il gender che impazza, filosofie che inneggiano lo sballo, libertà di pensiero dalle più strappate. Oggi i nostri figli, quello che sentono di essere, quello gli viene insegnato che è la cosa giusta. Ma vogliamo ritrovare la razionalità, vogliamo ritrovare il discernimento. Dobbiamo alzarci in piedi, scusatemi, sono anche forte. Quando vediamo che i malati gravi, i malati terminali, che sono visti come un problema da eliminare il più velocemente possibile, e invece sono qualcosa di prezioso anche per la nostra società. Siamo stanchi di sentire parlare di eutanasia come... Scusate, io sono in disaccordo anche con la soppressione dei cani, figuratevi un poco. Come di una soluzione per togliere di mezzo un problema, perché? Perché poi alla fine costa di meno. Siamo stanchi di vedere che invece di potenziare i reparti per la terapia del dolore e accompagnare uomini che hanno fatto la storia e la società, li dobbiamo fare invece i reparti, fare fuori i reparti, li chiudiamo, e questo sta succedendo sempre a cadere da noi. Siamo stanchi di vedere la società che abdica a tutto quello che è stato, con la quale è stato costruito. Io forse sto andando troppo avanti, mi dispiace. Alla regia di Mego. Io chiudo soltanto dicendo che forse sembra che siamo in pochi, ma da cristiana mi sento di dire che il mondo l'hanno cambiato 12 uomini, e quindi forse noi ci dobbiamo ricordare della nostra dignità. E con una frase che San Giovanni Bosco che diceva: forse saremo pochi, ma se Dio è dalla nostra parte, siamo la maggioranza. E quindi aiutateci a creare la forza che veramente vi rappresenti. Non mandate in Parlamento qualcuno che vi dice che lavora per la famiglia e poi al momento di votare si astiene o non ci sarà. Buon lavoro a tutti, buon lavoro a tutti. Senza benefici della stampa, ci fa piacere andare nei territori, andare nelle province. Da Napoli ci trasferiamo a Ischia in questo momento. Vedo lì anche il grandissimo Vicente Schià, che è stato il pioniere dell'isola. Ischia per la vita, impegno per la vita costante ogni giorno, adesso militanza del popolo della famiglia. Ma adesso passo la parola qui ad Antonio Maria Crescenzo, che rappresenterà nel collegio uninominale di Ischia e anche sarà candidato alla Camera uninominale. Anche alle Crescenzo. Buongiorno a tutti e bentrovati a questa convention del Popolo della Famiglia. Come diceva l'amico Giuseppe, sono di Ischia, originario di Ischia, le isole Ischia Procida, ci sono anche diversi problemi di disoccupazione. E il programma che ha abbracciato il Popolo della Famiglia è un programma ottimo, perché oggi più che mai l'economia la dobbiamo far ripartire dalla famiglia. Più aiuti alla famiglia, meno tasse e la medicina per poter risolvere la crisi di questi tempi qua. Forse sono 5 anni che io sono una persona, insegnando a scuola, sto a contatto con i giovani, però sto anche nelle piazze, perché uso fare lezioni anche nel barrio, nelle piazze, quindi conosco tanta gente. E la cosa che ho notato oggigiorno è che già con i vari governi che si sono succeduti, dove noi non abbiamo avuto la possibilità di andare a votare, abbiamo vissuto una crisi di valore, una crisi di identità, una crisi di valore. Una crisi di valore che si è ripercossa anche per quanto riguarda una crisi monetaria. Oggi abbiamo bisogno di investire sulla famiglia, come hanno già detto i vari candidati qui, e specialmente nel territorio Campania 1, dove c'è un alto tasso di disoccupazione, i giovani che finiscono la scuola ogni anno non trovano sbocco per il lavoro, per cui poi proporremo anche l'abolizione dei test universitari, che sono una vera e propria vergogna, perché una persona, un giovane che lotta da una vita per vedere un futuro, poi si trova a barcamenarsi per 4 test che non gli danno la possibilità di sbloccarsi il futuro. Il mio appello l'ho fatto anche precedentemente ai dipendenti delle aziende turistiche, perché a Ischia si vive di turismo, abbiamo quasi 16.000 famiglie che vivono negli alberghi. Il Job Act è stato scandaloso, perché ha cancellato quello che è l'indennità di disoccupazione. Oggi chi lavora nelle strutture turistiche
rende la disoccupazione la metà delle settimane lavorate. Mentre prima poteva contare di 6 mesi di disoccupazione, ora rischia tante famiglie già alla fine di gennaio hanno finito di prendere il sussidio della disoccupazione. Io mi sono impegnato nel territorio e se qualcuno del popolo della famiglia o io dovessi riuscire ad entrare in Parlamento, la prima cosa sarà cancellata questa indennità NASPI, in modo da dare la possibilità a tutti i giovani che lavorano alle famiglie monoreddito di poter contare su un sussidio mensile fin quando non riprendono il lavoro. Quindi il mio annuncio è: votate il popolo della famiglia compatti, perché dalla famiglia avremo lo sviluppo economico, politico e sociale dell'Italia. Il tavolo di presidenza, tutti i presenti, ringrazio voi di essere qui con noi. Certo, noi politicamente come movimento siamo l'unico riferimento per quanto concerne le famiglie e i valori cristiani. Però è giusto dire che noi chiediamo, facciamo un appello di coerenza, noi ci appelliamo alla coerenza di tutti i cristiani. In effetti noi chiediamo a tutti i cristiani di credere nella nostra iniziativa e di non votare persone che offendono il Vangelo, offendono le famiglie e offendono i valori. Come si fa a dire di essere cristiani e poi votare partiti che sono anticristiani, partiti che sono per l'eutanasia, l'aborto, utero in affitto? Noi facciamo appello appunto alla coerenza di tutti i cristiani. È giusto, è doveroso, ha fatto bene la nostra amica Francesca a ricordare che anche San Giovanni Paolo II ha gridato ai cristiani di entrare in politica. Noi abbiamo recepito gli appelli di San Giovanni Paolo II, li abbiamo fatti nostri. E la nostra iniziativa è un'iniziativa forte, viva, che ci crede. Noi non ci sentiamo di abbandonare le famiglie, i padri, i madri, i figli, i nipoti, le nonne, i nonni. La nostra iniziativa è quella di cambiare rotta, perché questa povera Italia mi sembra da più di 20 anni come la nave Concordia e molti schettini hanno distrutto la nostra patria. Dobbiamo cambiare rotta. Non è giusto avere stipendi bloccati contro la Costituzione per 9 anni. Non è giusto avere assegni familiari del quarto mondo, non del terzo mondo. Non è giusto bloccare l'economia. D'altronde noi eravamo il secondo paese più ricco d'Europa ed eravamo tra i primi 7 paesi più ricchi del mondo. Ecco, le persone come ci hanno ridotto oggi, i vari schettini che hanno governato l'Italia. Oggi queste persone si ripropongono ancora una volta agli italiani con le solite promesse, le promesse fallaci di uomini senza coscienze, di uomini che hanno distrutto le famiglie, i valori. E allora noi facciamo un appello a tutte le famiglie, perché noi veramente siamo l'unico movimento che rappresenta le famiglie, i valori. E vogliamo, vi ripeto, noi recepiamo e siamo il megafono degli appelli, delle grida di tutte quelle famiglie che soffrono. Noi da oggi abbiamo 9 milioni di poveri, ma nessuno li cura. Oggi si curano solo gli extracomunitari, ma soltanto il 5% degli extracomunitari che arrivano in Italia provengono da guerre e da fame. Gli altri 95% purtroppo li vediamo nelle cronache nere, a spacciare droga, prostituzione, furti, rapine, scippi. Noi siamo per l'idea che non possiamo avere un'invasione, anche d'altronde ognuno a casa nostra una volta ce l'ha chiusa, non è che le porte di casa nostra sono aperte per tutti, noi a casa nostra una volta ce l'abbiamo chiusa e facciamo entrare le persone che noi desideriamo far entrare, noi che facciamo entrare tutti. E allora noi ce la metteremo tutta, noi ce la metteremo tutti da parte nostra, ma facciamo appello anche a voi a farci conoscere sul territorio affinché vi possiamo entrare
in Parlamento per rappresentare tutti quanti voi. Grazie. Entriamo, diciamo, siamo in parte est della città, adesso andiamo in parte ovest, c'è Maurizio Colombo, candidato al collegio uninominale di Napoli. Buongiorno a tutti, sono lieto qui di essere qui con queste persone. Io per circa, ho 50 anni, per circa 25 anni, da quando ho cominciato a percepire l'idea della politica, di come c'è un governo che ci amministra, sono stato sempre a lamentarmi di come siamo stati gestiti in tutti questi anni, senza tenere mai conto di valori che condividiamo cristiani, finché non ho trovato questo gruppo di persone che si sono impegnati come cristiani nella senso più intrinseca della parola, come seguaci di Cristo, come proprio persone che fanno delle loro azioni volte soprattutto ad essere a prendere come modello proprio quello che Cristo ci ha insegnato. E questi valori etici, se non sono alla base di un agire, sicuramente non possono portare a nulla, perché c'è da ricordare sostanzialmente una cosa: noi su questa terra lasceremo tutto. L'unica cosa che ci porteremo saranno tutto ciò che ci siamo costruiti per quello che noi consideriamo l'aldilà, il futuro, il regno dei cieli, come noi consideriamo. Per cui il nostro agire, il nostro morente non è altro che quello di lasciare in eredità ai figli non cose materiali che purtroppo anche loro a loro volta dovranno lasciare, ma un qualcosa che ci porti in una dimensione di vita che è quella che era percepita inizialmente dal nostro Signore Dio. Quella di una vita che non ha termine, la vera vita. Noi siamo qui posti solo a un vaglio di Dio per vedere se possiamo o meno garantirci questo accesso. Quindi il nostro agire si ispira, il mio agire, ma anche personalmente, si ispira essenzialmente a questa. La vita della mia vita non è altro che la parola di Dio. Io sono fratello delle chiese evangeliche e quindi io sono felice di aver trovato di nuovo, come dire, altri fratelli, quindi cristiani, possiamo finalmente avere un momento di ecumenismo, qualcosa che ci porta con il leader, e spero tanto veramente che possiamo portare dei valori e l'etica, diciamo, della governance di questa nostra Italia martoriana. Grazie. Allora, stiamo tornando poi da Napoli, la candidata alla Camera Collegio Nominale di Chiaia Cosillico, Anna Maria Castellani. Buongiorno a tutti. Sì, io sono la candidata di questa zona, Collegio Nominale, zona Chiaia, ed è anche la mia zona. Io chi sono? Sono innanzitutto una moglie da 22 anni, sono una madre di 4 figli, quindi quell'immagine mi appartiene, nel senso che come voi ho famiglia e la mia dimensione fondamentale è la famiglia, dalla quale parte poi, partono tutti i miei impegni. Come madre mi sono impegnata e sono ancora nella scuola da 19 anni in tutti quegli organismi che rappresentano i genitori, perché per seguire i miei figli ho voluto stare nelle cose, nei meccanismi, capire meglio la scuola. Ed è una dimensione che conosco bene, conosco anche quella scritta che sta lì in alto, lo gender nelle scuole, e il problema è che la scuola in questo momento sta affrontando con l'introduzione di ideologie che francamente non ci appartengono e che stanno minando i nostri figli, soprattutto quelli piccolini, proprio alla radice della loro individualità. Non fosse altro, e anzi per prima, l'individuazione sessuale dei nostri figli. Sono una credente, sono una catechista, sono impegnata nella comunità parrocchiale e in comunità di famiglie che stanno cercando di vivere nella loro vita, il loro credo. Mi sono imbattuta nel popolo della famiglia 2 anni fa, per le amministrative del 2016, e finalmente ho riconosciuto in questo simbolo che voi vedete un simbolo e un partito che mi rappresentava. Ero sconfinata da quello che la politica mi proponeva,
E devo dirvi che in questi giorni sto vedendo in televisione quello che passa e sono ancora più convinta che se non ci fosse il popolo della famiglia da votare, oltre che poi il partito nel quale io mi candido, io non saprei chi mi potrebbe rappresentare in questo momento, perché nessuno di quelli che vedo rappresenta né nelle cose che io credo. La famiglia naturale, difesa in tutte le sue parti e in ogni momento, la vita difesa dal concepimento fino a una morte naturale. E poi tutto quello che gira intorno a questo, ricordiamoci che Papa Giovanni Paolo II disse e ha detto, è un santo lui, oltre che essere stato un grande papa, amatissimo, la famiglia è il prisma attraverso il quale guardare la società. Ed è quello che noi vogliamo fare, non a caso c'è la famiglia nel nostro logo, non c'è il nome di un politico, ci siamo noi, ci sono le milioni di famiglie italiane che in questi anni non si sono viste né tutelate e né rappresentate da nessuno. E siamo lì bambini, con un disegno molto infantile, ma è quello che ci rappresenta. Io sono convinta che saremo la novità di queste elezioni politiche italiane. Nessuno ci crede in noi. Eppure anche la Chiesa, che aveva delle titubanze, si sta muovendo. C'è un documento bellissimo che sta girando, che è stato sottoscritto inizialmente da 63 religiosi, tra sacerdoti e suore. E ora questa cosa si sta allargando a macchia d'olio. E loro, la loro coscienza si è aperta. Il mio impegno in questa zona, in una zona che sembra facile ma non lo è, è quello di aprire le coscienze delle persone, fare capire le cose alle quali noi crediamo. È arrivato il momento di farle andare avanti, di farle difendere. Da una politica, forse noi siamo quel partito che riusciremo anche in qualche modo a intercettare tutti quelli che hanno deciso di non andare a votare perché non si riconoscono in questa politica. Qualcuno di loro potrà votare noi. Quindi buon lavoro a tutti e un buon proseguimento. Io ringrazio tutta la stampa che è intervenuta, i presenti e le persone che si sono messe in gioco, perché oggi parlare di politica è difficilissimo. Lo possiamo fare perché ci crediamo veramente e siccome ci crediamo ce la faremo anche. Per cui con questo auspicio saluto e ringrazio di nuovo tutti. Grazie a tutti di essere intervenuti e adesso per queste 3 settimane di campagna elettorale noi siamo pronti e abbiamo bisogno del vostro sostegno.